Ciao, allora questo è il mio secondo video di risposta al video tag lanciato da SSA Design sui 5 capi passepartout. Ho fatto il video per il giorno e questo qui è il video dedicato alla sera. Allora, innanzitutto comincio con un vestito, un abito, ed è questo qui. È un abito tipo, non so se sia chiffon o qualcosa del genere, con queste tutte queste ruche qui davanti. È piuttosto scollato, anzi è molto scollato, però ha il colletto, non so se vedete, così. E io ho pensato di poterlo chiudere con una clip, perché anche chiuso sta molto molto bene, ha le maniche sempre con le ruche e l'elastico in vita. Inoltre poi ci sono tutti i bottoncini sul davanti. È lungo fino a più o meno il ginocchio e l'ho preso naturalmente da H&M. L'ho preso qualche mese fa e l'ho pagato 10 euro, credo ci fosse soltanto la mia taglia perché era l'unico esemplare che ho visto e naturalmente non mi sono fatta scappare l'occasione di arraffarlo. Mi piace moltissimo, magari anche se è rosso, comunque d'estate si portano molto di più i colori, anche di sera mi sembra adattissimo, anche perché è semplice ma piuttosto carico qui sul davanti, quindi non mi sembra molto molto indicato per il giorno. E quindi questo è il primo capo. Il secondo capo, perché per me è passepartout, questo secondo me sia per il giorno che per la sera, ma anche d'estate e in inverno, è la classica camicia bianca. Io ne ho svariate, ma vi faccio vedere questa qui, che è così, ha le maniche lunghe e ha anche questa, tutte queste piegoline sul davanti, magari avrei potuto anche chiuderla, tutte queste piegoline sul davanti. Questa è di una marca strana, viene dagli Stati Uniti, si chiama Grace Elements. In realtà era piuttosto grande per me, ho dovuto fare varie riprese, ho ristretto le maniche, ho fatto riprese sul davanti, sul dietro per renderla appunto della mia taglia. E appunto sì, è a maniche lunghe, però comunque secondo me è un capo che sta bene anche, si possono naturalmente risvoltare, è un capo che sta bene sia con un look più informale, sia che mettiate magari dei jeans, ma anche con dei pantaloni un po' più classici, eccetera. Quindi la camicia bianca è un capo passepartout secondo me, e comunque utilizzabile in vari modi e intramontabile. Quindi questo era il secondo capo. Il terzo capo, che anche secondo me è passepartout, è una gonna nera. Questa qui è di mia madre ed è molto a vita alta, viene direttamente dagli anni 80, quindi è una di quelle gonne che rimane piuttosto attillata e comunque è molto a vita alta. È lunga più o meno fino a sopra il ginocchio, sì, sopra il ginocchio. È piuttosto elegante perché comunque è un tessuto piuttosto elegante, anche la forma e l'aderenza che ha al corpo insomma è elegante. Ha questo piccolo spacco sul retro, naturalmente non so dirvi da dove provenga e quanto sia costata, perché insomma ha più o meno 30 anni, quindi questa mi piace molto, anche perché si può indossare sia magari con una magliettina un po' più non so, decorata, anche perché è piuttosto semplice, sia con qualcosa di più elegante, di più classico. Altro capo passepartout è naturalmente una borsa che non sia troppo grande, e io tra quelle che ho scelto questa qui, che è della Pinco. Me l'ha regalata una mia amica, quindi neanche di questa so dirvi il prezzo. Ha tutte queste pagliette sul davanti e sui lati, ha la tracollina in metallo, però ha anche il
insomma, si può togliere la tracollina e si può portare così a mano con questa piccola fascetta. Ho scelto questa perché non è né troppo piccola né troppo grande. E è passepartout perché può essere indossata sia con un abbigliamento un po' più informale, un po' più diciamo tranquillo, magari con dei jeans, ma anche con un abbigliamento più classico e più elegante. Quindi questa secondo me è passepartout. Ah, e poi è fatta di raso, ho dimenticato di dirvelo. Infine passiamo alle scarpe. Allora, io ho scelto queste scarpe qui che ho comprato per il matrimonio di una mia amica e le ho comprate a Bata, le ho pagate circa 50 euro, qualcosa del genere. Vedo che qui si sono già un po' rovinate, vabbè. Le ho messe due volte, ok. Hanno questo mega fiocco qui davanti. Io adoro i fiocchi, se non l'avrete capito dal mio nick. Ha questo mega fiocco qui davanti, il tacco molto molto alto. Infatti le ho portate per circa 12 ore per volta e i miei piedi ne hanno risentito parecchio. E sono fatte di raso di un colore piuttosto strano, una sorta di champagne. Mi piacciono moltissimo, veramente tanto. E queste naturalmente sono piuttosto eleganti, ma secondo me anche sotto i jeans stanno benissimo. Non le ho ancora testate, però stanno benissimo. Allora, questi erano i miei 5 capi passepartout. Scusate per la voce, ma mi sono svegliata da pochissimo e ho davanti una lunga giornata di studio. Devo ancora fare il video per annunciare la vincitrice del concorso, che farò presto, anche se ho alcuni problemi con la connessione ad internet. E non so quindi se caricherò prima questo video o prima quello in cui annuncio la vincitrice, però insomma non vi preoccupate, arriverà a breve. Allora io vi saluto, vi auguro una buona giornata, a presto, ciao a tutte!